Innanzitutto quanti cortometraggi, cioè se il genere dei cortometraggi le piace e poi se c'è in particolare un cortometraggio che l'ha colpita, le è piaciuto particolarmente? Ma cortometraggio trovo che sia un formato molto particolare e che ha un suo senso, quantomeno per far esordire una serie di persone. Anch'io ho fatto dei cortometraggi prima di fare dei lungometraggi. C'è stato un boom negli anni 90 in Italia, anche in tutta Europa, piuttosto importante. Detto questo, un cortometraggio che mi ricordo, e di cui non mi ricordo ovviamente il titolo, è un cortometraggio di una donna che ha vinto tra l'altro l'Oscar, sto parlando di circa una decina di anni fa, una donna francese, ed era una storia bellissima di questa attrice, un film in bianco e nero, che andava a un provino e era sempre inquadrata lei, quindi una prova attorale pazzesca senza stacchi, in cui lei arrivava da questo regista e gli chiedeva che cosa aveva nella borsa e lei cominciava a raccontare, a tirar fuori gli oggetti dalla borsa, a raccontare, e alla fine si scopre che la borsa non era sua e, come dire, aveva davvero fatto un pezzo di recitazione fantastico. Quindi i cortometraggi hanno anche una loro dignità. Lei pensa che se ben distribuiti, se ci fosse una forma di distribuzione adeguata, i cortometraggi potrebbero avere appunto anche una possibilità di guadagno? Io credo che i cortometraggi sarebbe buona cosa che venissero proiettati prima dei lungometraggi, tanto per cominciare, così come si usa in tanti paesi del mondo. Guadagno molto relativo ovviamente, devi capire perché fai i cortometraggi. Forse se ci fosse un impegno serio rispetto al cinema, i cortometraggi verrebbero, come dire, non solo finanziati, ma magari anche promossi e supervisionati proprio perché possano. Potrebbero rappresentare, diciamo, una prova, per capire, così come in Francia, se tu puoi fare un lungometraggio, perché d'altronde questo è un lavoro anche che si impara facendolo. Quindi forse non tutti e non sempre, e forse non è neanche giusto mettere immediatamente in mano tanti soldi a un esordiente senza delle prove, come dire, precedenti, cortometraggi oppure scrittura di sceneggiature. Invece una domanda sul futuro del cinema. Il cinema sta cercando di farsi strada anche attraverso nuove tecnologie, quindi vediamo il cinema in internet, lo vedremo sugli iPhone, sull'iPad. Pensa che ci sia una possibilità, un futuro, visto che anche l'industria del cinema è in crisi, con questi nuovi strumenti, oppure la sala cinematografica rimarrà sempre, diciamo, ne farà sempre la parte del leone nell'industria? Beh, credo che la sala cinematografica sia abbastanza fondamentale per poter usufruire del cinema. È quella la differenza essenzialmente, anche perché lo schermo appiattisce proprio a livello contenutistico, insomma, la pubblicità, si appiattisce sul film che si appiattisce sul telegiornale, cioè non. Mentre il cinema ha un'altra funzione che è quella della storicizzazione, io credo, a differenza della pattumiera della cronaca. Quindi piuttosto bisognerebbe, come dire, far fare l'esperienza ai ragazzi di che cos'è usufruire di un film in una sala. Esistono tantissimi ragazzini che non sono mai andati in una sala e che quando ci vanno rimangono assolutamente sorpresi. Però diciamo ci sono tanti film che non arrivano in sala proprio perché magari bloccati, perché poco consoni, perché di meno successo, perché si prevede che abbiano meno successo. Quindi diciamo da questo punto di vista potrebbe servire anche una distribuzione alternativa. Beh, una distribuzione alternativa è abbastanza necessaria, soprattutto in questo paese dove la gran parte dei film vengono bloccati nell'imbuto della distribuzione. Sicuramente sì. Francamente, personalmente, non comprendo la poesia di vedere un film su un iPhone, nel senso che non vedo, non so, mi sembra appiattito a livello di videogioco, insomma.